Siamo in collegamento con Umberto De Gregorio, presidente dell'ente autonomo Volturno. Ben trovato, presidente, direttamente dall'Expo Ferroviario di Milano. Ben trovato. Buongiorno a voi. Allora, presidente, è stato presentato il nuovo modello dei treni che entreranno poi in esercizio? Sì, è stato presentato presso lo stand di Stadler che costruisce questi nuovi 100 treni della Vesuviana. Il primo arriverà l'anno prossimo e c'è stato anche il ministro con noi, il quale è stato molto garbato, molto istituzionale. Quindi diciamo una bella giornata. Questi treni, come sapete, servono come l'aria perché ne abbiamo un bisogno estremo, 56 sono già contrattualizzati, ripeto, il primo entrerà in funzione entro l'anno prossimo e poi 3 al mese per essere completata la consegna dei primi 56 entro metà del 2026. Ma il progetto prevede 100 treni, l'accordo quadro è stato già firmato, gli altri 44 treni stiamo cercando le risorse finanziarie, ma siamo molto confidenti di trovarle in tempi brevi. E questo cosa significherà concretamente per la Circumvesuviana? Beh, significherà una nuova vita perché ovviamente noi oggi abbiamo 60 treni con un'età di 50 anni. I treni dovrebbero andare in pensione a 30 anni, continuano a camminare con le difficoltà che conosciamo e che conoscono soprattutto chi frequenta la Vesuviana. Naturalmente non avere più 60 treni vecchi, ma avere tra 10 anni 100 treni nuovi, che non si sono mai avuti tutti uguali, significa avere disegnato un futuro completamente diverso per questa ferrovia importantissima della nostra regione. Insieme a questo c'è anche il finanziamento, il contratto già firmato dei 300 milioni per il nuovo segnalamento ferroviario, quello che assicura sicurezza, maggiore velocità e maggiore frequenza. E quindi anche qui i lavori sono praticamente iniziati, si completeranno entro il termine previsto dal PNRR, cioè il 2026, quindi abbiamo messo i binari, ecco, per usare un termine ferroviario, corretti sia dal punto di vista del materiale rotabile che dal punto di vista dell'infrastruttura. È È un investimento importante, che insomma, vale 1 miliardo di euro. è stata anche l'occasione per presentare quelli appunto che sono i nuovi monitoraggi e la nuova manutenzione che garantisce poi la sicurezza dei pendolari. La sicurezza dei pendolari è già garantita perché i nostri treni sono sicuri. Quello che noi dobbiamo fare è avere più corse, quindi treni più frequenti. Per fare questo in sicurezza serve un nuovo sistema, appunto, di segnalamento, che è quello che è stato contrattualizzato con Alstom, che è un'altra multinazionale, e che i lavori, ripeto, sono già avviati. Abbiamo raccontato tutto questo al Ministro, c'era il Presidente della Commissione Trasporti Cascone, c'era il Direttore Generale di Stadler, Inigo, che ci segue in questa commessa di Valencia. Insomma, quindi diciamo, abbiamo fatto una bella iniziativa. E allora speriamo che il cronoprogramma da lei appunto elencato non subisca ritardi perché è necessario appunto garantire una maggiore viabilità e una maggiore sicurezza per quanto riguarda il trasporto anche su ferro. Assolutamente, naturalmente come sempre i ritardi dipendono da chi ordina i lavori, ma soprattutto da chi deve eseguire i lavori. Però, ripeto, siamo confidenti perché questo è un contratto già firmato 2 anni fa. Quello che abbiamo presentato ieri era in scala reale un pezzo del nuovo treno, perché il treno è già in costruzione. Allora, noi la salutiamo, la ringraziamo e le auguriamo buon lavoro. Buon lavoro a voi, grazie.